in maniera silenziosa, tutto avviene spontaneamente, perché ogni persona è dotata di un intrinseco potere personale. Ogni persona ha la possibilità, secondo Rogers, di affrontare nel modo migliore possibile la sua vita. È anche un'epoca complessa e ricca tanto di cambiamenti quanto di contraddizioni come la nostra epoca, che è un'epoca difficile, molto contraddittoria. Rogers, già negli anni 70, sosteneva l'importanza per l'umanità di affidarsi alla propria forza interiore. Ecco perché parlava di questa tendenza attualizzata. E ha i suoi effetti intensamente trasformativi. Invece la maggior parte di noi passa la vita ad aspettare di essere felici, a lottare continuamente per raggiungere qualcosa, la felicità, perché è convinta che questo accadrà solo quando avrà avuto successo, o ho incontrato il partner giusto, oppure guadagnato più soldi, o ho comprato l'auto lussuosa che fa invidia a qualcuno, o una casa, o un vestito più bello. A volte noi sprechiamo tutta l'esistenza dietro questi obiettivi insignificanti, che devono essere ridimensionati, e per ridimensionarli dobbiamo guardare in faccia la realtà e avere il coraggio di guardare in faccia anche degli aspetti che nascondiamo dentro di noi. Ognuno esamini i propri pensieri e li troverà occupati o nel passato o nell'avvenire. Quindi ciò che sarò, ciò che diventerò, ciò che avrò. Ma non pensiamo quasi mai al presente. Il presente non è il nostro scopo, non è un nostro obiettivo. Per questo noi non viviamo mai, ma speriamo di vivere. È la vita che continua da dare nel frattempo. E questo è quello che vi dicevo prima, è per scuotervi, per dire che la vita scorre. E quindi, se la vita scorre, fermiamoci. Cerchiamo di viverla un po' più intensamente. Non abbiamo paura, non dobbiamo avere paura delle scelte esistenziali, delle scelte importanti. E ma per fare questo dobbiamo imparare a far tacere i nostri giudizi. Dobbiamo imparare a non dirci niente, a non dirci sempre delle cose, a non pensare continuamente, ad accettarci così come siamo. Perché c'è qualcosa dentro di noi che sa che cosa deve fare. E quando abbiamo individuato quella cosa, perché l'abbiamo lasciata emergere grazie alla consapevolezza, mentre facciamo quella cosa, mentre ci impegniamo per qualcosa, cerchiamo di non pensare ad altro, cerchiamo di farla bene. Alleniamoci semplicemente ad osservare e a concentrarci solo su quello che stiamo facendo, senza nel frattempo giudicare e pensare, eccetera. Lasciamo fare l'istinto, che è l'altra faccia dello spirito, questo istinto che è dentro la nostra profondità. Lasciate fare, lui sa cosa fare. Diceva Bauer, faccio quel che posso, senza rimpianti per gli sforzi che non ho fatto in passato, nessuna impotenza nei confronti di obiettivi che non potrò mai raggiungere e nessuna frustrazione per ciò che non sono diventato. Dice, oggi sono l'albero più bello che il mio sé ha generato e continua a generare. Uno deve fare quello che può fare, noi dobbiamo fare quello che possiamo fare, senza sforzarci continuamente, senza crogiolarci, senza pensare continuamente. Uno deve fare lo sforzo che gli compete, soprattutto deve tornare protagonista di se stesso e della sua vita.
molto spesso non lo facciamo. Il più grande nemico della libertà è il giudizio, la paura di essere giudicati e il senso di colpa per aver commesso una cosa qualsiasi comunque non riconosciuta dal gruppo, quindi anche un grande bisogno poi di omologazione. Nell'insieme alla fine viene un quadro veramente, come dire, forse preoccupante. Abbiamo tanto bisogno di libertà, ma abbiamo bisogno di essere uguali agli altri. Abbiamo tanto bisogno di libertà, ma soffriamo neanche la prestazione, abbiamo il terrore di essere giudicati. Tutti in qualche modo cercano l'amore, cresciamo cercando l'amore, soprattutto nelle donne c'è questo bisogno, no, di trovare l'altra metà della mela. Nello stesso momento però c'è il bisogno di libertà. Liberi insieme comincia a diventare veramente complicato. Vivere un amore e sentirsi completamente liberi, come in qualche modo sarebbe le nostre desideri, è veramente difficile. Mettere al mondo un figlio e poi sentirsi liberi, quando poi nel termine amore c'è il significato del legame, in qualche modo anche della dipendenza, laddove non diventi patologica. E a proposito di dipendenze e di solitudine, stiamo vivendo l'era delle dipendenze, in tutti i campi e in tutti i sensi. Laddove non si chiama Facebook, si può chiamare internet, si chiama sostanza, si chiama alcol, si chiama addirittura innamoramento. C'è un mondo intero purtroppo di dipendenze affettive. E nella dipendenza affettiva c'è un patologico bisogno di libertà. Abbiamo dei bisogni come quello, ecco, del cellulare, di internet, di essere molto simili agli altri, di essere sempre vicino agli altri e soprattutto di essere sempre accettati, amati, riconosciuti come persone. Questo è un bisogno che ovviamente non è dei ragazzi d'oggi o del mondo d'oggi, ma è una necessità che oggi viene molto più fuori, probabilmente perché sono cambiate le famiglie, probabilmente perché sono cambiate le città, probabilmente perché è cambiata la rete sociale, come se ognuno avesse meno persone intorno, perché ci sono meno fratelli, perché ci sono meno amici, perché ci si incontra molto meno. E quindi questo bisogno costante di affettività, della persona che ti riconosce, che ti saluta, che ti stima, che ti vuole, che ti cerca, purtroppo diventa il più grande nemico della nostra libertà, perché non è più un desiderio, ma è un bisogno a quel punto lì. E i bisogni non sono mai sani. Per la libertà, tutto sommato, io credo che sia non acquisire capacità, possibilità, ma acquisire consapevolezza, la consapevolezza dei propri limiti. Aver bisogno di dire costantemente io sono, io faccio, io so fare, è un grandissimo limite rispetto alla nostra libertà. La più grande libertà è riuscire a dire io posso arrivare fino a un certo punto e mi va bene così. Tutto quello che arriva dopo è conquista e va bene, ma non è un mio bisogno arrivarci, è raggiungerlo. Quindi comprendere i propri limiti credo che sia un grandissimo passo verso la libertà. Come dicevo prima, noi facciamo quello che possiamo fare. Nel senso che dobbiamo accettare i nostri limiti e quindi lasciare fare alla nostra consapevolezza. E questa è la libertà, la vera libertà.